Bentrovati amici di Obiettivo 100, continuano i nostri approfondimenti sulle amministrative di Pieve dell'8 e il 9 giugno. In questo servizio conosciamo il secondo candidato sindaco per Pieve di 100. Bene, bentrovata Federica, mi permetto di darle il tu perché ci siamo conosciuti insomma prima, candidata per il Partito Democratico per l'elezione Pieve dell'8 e 9 giugno. Iniziamo subito con le domande perché ce n'è da dire. Allora, la prima domanda è uguale per tutte le domande, sono uguali per tutte, ci tengo a precisarlo: perché i cittadini di Pieve dovrebbero scegliere il suo progetto politico? Beh, sicuramente noi rappresentiamo la novità assoluta di questa tornata elettorale ed è esattamente per porre i temi che ci stanno tanto a cuore che noi abbiamo scelto di formare questo gruppo e arrivare a questa candidatura. Ci sono temi che secondo me e secondo noi devono assolutamente entrare nel dibattito di questa campagna elettorale, come ad esempio i problemi finanziari del bilancio di Pieve di 100, ma anche delle progettualità che noi riteniamo debbano essere del tutto nuove rispetto alla progettazione dei servizi sociali, sanitari, un nuovo approccio molto più proattivo per quanto riguarda il marketing territoriale, quindi il supporto per lo sviluppo del commercio di Pieve, e anche un sostegno alle associazioni, che sono un grandissimo patrimonio del tessuto di Pieve di 100, che in questi anni hanno, a nostro parere, visto un po', come dire, la distanza rispetto all'amministrazione. Per porre tutti questi temi noi abbiamo scelto di scendere in campo e di candidarci. Faccio una domanda supplementare a quello che ha detto. Secondo lei, quindi, è mancato un po' di supporto al mondo anche associazionistico di Pieve? Io appunto ritengo che le associazioni siano uno dei grandissimi patrimoni, dei tanti patrimoni che Pieve di 100 può vantare. E la capacità di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi è una caratteristica che penso venga riconosciuta ai pievesi da tutti. E io ritengo che rispetto alle associazioni ci siano stati due ordini di problemi in questi anni. Certamente rispetto all'approccio precedente io ho percepito, e anche questo è il nostro percepito, che ci sono stati coinvolgimenti diversi per associazioni diverse. Cioè, io ritengo che il sindaco debba essere la persona in grado di fare sintesi e tenere insieme tutti. Quindi il coinvolgimento delle associazioni e delle migliori professionalità che Pieve può esprimere in tantissimi ambiti devono essere coinvolte sempre, e devono essere coinvolte tutte, non soltanto quelle che sono più vicine in un determinato momento all'amministrazione. Le faccio un esempio solo per chiarire di che cosa sto parlando. Per esempio, le associazioni sportive negli ultimi 5 anni sono state lasciate, a nostro parere, veramente da sole ad affrontare una situazione estremamente critica. Lo conosciamo tutti, anche come, diciamo, normali cittadini, quanto sia aumentato il costo delle utenze, dell'energia in questi 5 anni. E siamo arrivati al punto, visto il mancato sostegno dell'amministrazione a risolvere questo problema per le società sportive, siamo arrivati veramente al punto quasi di non vedere più garantita l'erogazione dei corsi e di un panorama e di un'offerta sportiva incredibile per un paese come Pieve di 100 che c'è, e quindi, come dire, si mette a rischio il patrimonio stesso, no, di queste associazioni. Ed è per questo che riteniamo che tutte le associazioni debbano essere ascoltate ed essere coinvolte, essere ascoltate nella risposta ai loro bisogni. E chiaramente per quanto riguarda le società sportive, per esempio, lei avrà sicuramente letto il nostro programma, quindi saprà che una delle nostre proposte è proprio quella di
destinare una percentuale diciamo delle somme in bilancio ogni anno per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi. Questo ovviamente perché è estremamente importante, ma anche perché risolve da subito il problema della spesa che è quasi raddoppiata per i costi dell'utenza, e questo ovviamente ci consente... Ha citato le associazioni sportive, io cito l'Ova Rugby perché sono stato un pilone dell'Ova quando avevo ancora i capelli, diciamo così. Qui parliamo di una realtà veramente virtuosissima e storica. Il rugby è una cosa che da centesimi invidio tantissimo a dire. Sì. Scegliamo tre parole che rappresentino insomma il suo progetto politico, la trasformazione che lei intende porre a Pieve di Cento. Ma allora, in realtà ho già un po' introdotto i temi, perché in realtà sono proprio la cifra caratteristica e distintiva del nostro approccio, che si va poi appunto a declinare nei vari punti del programma. Certamente le parole che credo più rappresentino la nostra offerta sono la sperimentazione, la partecipazione e la crescita sostenibile. Sulla sperimentazione e la partecipazione abbiamo già detto. Sperimentazione che cosa significa per noi? Sperimentare significa costruire delle strade nuove, costruire quello che ancora non c'è e creare delle progettualità nei vari ambiti. Abbiamo parlato delle associazioni sportive, ma possiamo parlare delle politiche sanitarie, possiamo citare tutto il mondo vastissimo e preziosissimo dell'offerta culturale che Pieve di Cento può vantare. Ecco, significa partire e creare proposte innovative, coinvolgendo le associazioni e le migliori professionalità, per creare dei progetti dal basso e arrivare dagli enti sovracomunali, che necessariamente devono essere coinvolti, che un comune come quello di Pieve ha come interlocutori, dalla città metropolitana alla regione, arrivando con dei progetti già pronti e chiedendo il sostegno per delle progettualità che già ci sono. Quindi passare da un approccio più passivo a un approccio veramente più proattivo e coinvolgente. Per quanto riguarda quello che io ho così necessariamente compresso nella parola crescita sostenibile, in realtà anche qui c'è un discorso veramente molto, molto ampio da fare. Crescita sostenibile significa sviluppo, quindi crescita, sviluppo, ovviamente con una attenzione grande al, come dire, alla qualità, no, urbana in generale. Crescita sostenibile significa anche, come dicevo, creare dei progetti che siano volti all'ecocompatibile. Citavo prima appunto l'efficientamento energetico degli impianti sportivi, questo non perché sia doveroso per le future generazioni avere un'attenzione di questo genere, ma anche perché davvero da subito può contribuire a diminuire la spesa corrente del comune, quindi non è solo virtuoso a tendere e doveroso rispetto alle future generazioni, ma è un aiuto concreto, è una mossa concreta che può già da subito dare dei frutti estremamente interessanti. Io cito sempre che qua le nuove generazioni, che penso che sullo sviluppo sostenibile ne avranno da dire molto di più che noi. Sicuramente. Io lo vedo nei ragazzi, matematica che loro sta a cuore come noi non abbiamo mai avuto. Ed è esattamente per quello che diciamo, avere nella nostra lista anche delle ragazze molto giovani, e la nostra lista di candidati al consiglio è una lista che ha un'età media molto bassa, ma anche avere delle ragazze molto giovani, hanno 19 anni, ci consente veramente di avere un punto di vista, una prospettiva, come lei stava dicendo, che con anche proprio tutta la buona volontà e l'apertura mentale che ciascuno di noi ha, però ecco, noi non possiamo avere, ed è questa la ricchezza di una squadra che come dire, ha delle componenti molto diverse sia per età che per esperienze e vissuti e background, insomma. Bene, allora un po' ha già risposto, ma sì, cerchiamo di entrare più nel merito. Lo sviluppo industriale, il commercio, i servizi, come cambierà Pieve se dovesse vincere le elezioni? Anche qui ovviamente ci sono tantissime cose da dire. Diciamo che per quanto riguarda lo sviluppo industriale, secondo me
l'azione più importante che deve essere fatta è quella di rispetto alla mobilità, che significa due cose per diciamo, l'area bassa del centro pievese: la necessità di progettare e inserire nei piani metropolitani e regionali il progetto del terzo ponte, e anche, sempre per quanto riguarda le infrastrutture, rivedere assolutamente il piano della mobilità e del trasporto pubblico. Sappiamo bene per Pieve di Cento quanto sia critico questo aspetto, sia per quanto riguarda il trasporto, diciamo, con i bus, sia per quanto riguarda il collegamento con la stazione di San Pietro in Casale, che è la stazione più vicina. I problemi in realtà è da molto tempo che sono sperimentati, purtroppo vissuti da tutta la popolazione di Pieve. Pensiamo ad esempio alla difficoltà di raggiungere sia la stazione di San Pietro in Casale, sia, non ne parliamo, di andare con l'autobus a Pieve, per esempio nei giorni festivi o negli orari, diciamo, serali e notturni. Ci sono tante zone anche della città metropolitana di Bologna, dove vengono sperimentati e sono già attivi da tempo anche dei night bus che permettono ai ragazzi o anche alle persone un po' più anziane che vorrebbero andare in centro a Bologna per poter ovviamente vivere la città e vivere anche tutta l'offerta culturale, di intrattenimento che la città offre. Ma in questo momento Pieve di Cento è esclusa da questi piani e noi riteniamo non sia rispettoso dei cittadini di Pieve questo, e ci batteremo per questo. Questo per quanto riguarda, diciamo, lo sviluppo industriale, o meglio più infrastrutturale. Per quanto riguarda invece, visto che la sua domanda giustamente comprendeva anche un aspetto essenziale, che è quello del commercio di Pieve, certamente qui noi abbiamo delle idee molto chiare su questo. Quello che noi stiamo registrando e che, passeggiando per Pieve, magari anche lei ha notato, è una desertificazione del centro storico di Pieve, nel senso che moltissime attività in questi ultimi anni stanno chiudendo. È una cosa che noi vogliamo contrastare, ovviamente con una serie di misure, non c'è la bacchetta magica, però c'è una serie di misure che possono essere e devono essere prese dall'amministrazione comunale per poter contrastare questo problema. Le faccio qualche esempio: un piano serio, preciso e dettagliato di marketing territoriale che riveda le politiche di promozione del centro storico, che riveda il calendario degli eventi, che è uguale a se stesso da 15 anni, in un tessuto ovviamente anche così della città e anche sociale estremamente mutato. Quindi un piano di marketing territoriale ben progettato e che vada avanti per 5 anni a sostegno delle attività commerciali che già ci sono, una serie di azioni, quindi bandi a cui partecipare, che rendano Pieve attrattiva per le nuove attività che vogliono aprire. Qui non mi sto riferendo alle attività diciamo di somministrazione di bevande o cibo, di cui Pieve è già molto molto ricca e per cui è nota, ma comunque dei piani che possano portare altre attività commerciali a Pieve di Cento. Ripeto, questo è essenziale ed è una delle leve che il Comune... Le faccio una domanda. Gli dico anche solo questa ultima cosa, perché io ci tengo. Un'altra cosa che è molto importante: creare delle politiche disincentivanti per chi tra i proprietari degli immobili lascia gli immobili sfitti o invenduti. Questo perché Pieve di Cento merita di essere viva e attrattiva anche nelle sue attività commerciali. Anche qua, bene o male, ha già risposto, però cerchiamo di ritirare le somme. Come intende impostare il rapporto con l'associazionismo locale? Sì, appunto, ne avevo già parlato, perché in realtà appunto l'associazionismo è uno veramente dei fiori all'occhiello di Pieve di Cento e credo che sia veramente uno degli elementi caratterizzanti di questa comunità. Come le dicevo, noi abbiamo un'offerta e un tessuto di associazioni che è preziosissimo e che copre davvero tutti gli ambiti possibili e immaginabili. Questo patrimonio non solo deve essere ascoltato e supportato, ma questo patrimonio deve essere il volano per la creazione di progettualità e il rilancio di Pieve di Cento. L'abbiamo già visto, non stiamo inventando niente di nuovo, l'abbiamo già visto
durante il post-sisma, durante l'amministrazione di Sergio Marcagnani, quanto sia stato importante coinvolgere tutte le associazioni, e ripeto, le migliori professionalità che questo territorio può vantare per rilanciare la nostra, il nostro paese dopo il sisma. E noi abbiamo la certezza che questo funziona, perché Pieve, con tutto il lavoro che è stato fatto nel post-sisma, è diventato veramente un modello a cui ispirarsi nella città metropolitana di Bologna e non solo. Quindi il coinvolgimento delle associazioni è ineludibile, il supporto alle associazioni è ineludibile. Quello che noi abbiamo registrato in questi 5 anni con grande dispiacere è, ripeto, una scelta di coinvolgere più alcune associazioni e di lasciare più sullo sfondo altre. Questo per noi come approccio è proprio non rispettoso della comunità di Pieve, oltre che non utile. Tutte le associazioni devono essere ascoltate, tutte le associazioni devono essere sostenute ed è responsabilità del sindaco fare sintesi e garantire l'ascolto e la valorizzazione di questo patrimonio di associazioni. Andiamo un attimo sulla questione della sua candidatura, perché Pieve di Cento sono decadi, diciamo, che non ha grossi scossoni politici. Prima del suo arrivo ha scombinato un po' le carte. Secondo lei come mai ci sono stati così pochi scossoni e come mai era ora evidentemente per lei di cambiare? Beh, diciamo che sicuramente questa è la storia. Dagli anni Ottanta sicuramente Pieve di Cento ha visto una stabilità di governo e di politica, ovviamente di amministrazioni supportate e sostenute dal Partito Democratico, che hanno sicuramente garantito uno sviluppo a questa comunità e hanno garantito sicuramente e hanno creato le condizioni per un benessere e un'ottima qualità della vita. Anche qui mi ripeto, anche qui il lavoro fatto nel post-sisma da Sergio Marcagnani ne è un esempio molto chiaro. Noi riteniamo che si debba riportare in vita questo modello di approccio alle cose proattivo, di progettualità che vanno create e non aspettate, e un approccio di massima apertura e massimo coinvolgimento di tutte le associazioni, persone, istanze, ancora più generale, di Pieve, perché questo è il modello che funziona ed è questo il modello che, a nostro parere, non è stato applicato negli ultimi 5 anni, in cui si è, adottato un approccio troppo attendista, troppo poco proattivo o in certi casi per nulla proattivo, e dove si è, non tenuto conto delle istanze di tutti. Va bene, concludiamo con una qualità da valorizzare di Pieve e invece un difetto che vuole superare. E sicuramente anche qui la qualità migliore di Pieve sono i pievesi, la capacità di fare squadra, la capacità di lavorare tutti per un obiettivo, il patrimonio di associazioni che Pieve vanta e certamente anche il patrimonio storico, artistico e culturale. Tutto questo merita la massima energia e il massimo impegno per essere valorizzato. Quello che noi col nostro programma e con il nostro volere scendere in campo vogliamo evitare è che questo immobilismo e questa mancanza di visione che rischia di farci tornare indietro. La nostra candidatura, la mia candidatura, l'ho detto all'inizio e lo ribadisco perché è essenziale, è proprio questo il cuore del problema. Nasce proprio perché i temi essenziali possano essere posti e si riprenda, ripeto, questo approccio proattivo e non attendista che stiamo vedendo.
L'altra cosa, ripeto, che per me è fondamentale è il poter dare, e la mia candidatura, la nostra candidatura nasce proprio da questo, è per dare l'opportunità a tutti i pievesi di poter decidere basandosi sulla reale conoscenza di quali sono i problemi che Pieve sta affrontando in questo momento. Non possiamo fermarci alla narrazione che è tutto bello, tutto va bene e siamo super bravi. Certamente, come dire, dobbiamo, e abbiamo insistito tanto per questo, ma dobbiamo ragionare su quali sono i problemi, ripeto, il problema del bilancio di Pieve di Cento e la situazione in cui ci troviamo, di dover restituire 2,5 milioni di euro alla Reno Galliera, mi perdoni, rispetto ai servizi erogati dal 2021 fino a quest'anno, sono una responsabilità di questa amministrazione che non può essere taciuta. I pievesi devono sapere che questa è la situazione, che è una situazione estremamente critica, e quello che noi vogliamo fare è sollevare il problema. Noi abbiamo anche offerto delle soluzioni, ovviamente non ci fermiamo a segnalare un problema, però rispetto a un'amministrazione che nemmeno affronta nel suo programma elettorale un problema che è essenziale per questa comunità, ecco, ci è parso un grosso campanello d'allarme. Va bene, io non è argomento qua, però mi piacerebbe fare un approfondimento proprio sull'Unione Reno Galliera, perché è una cosa che secondo me la gente conosce per sentito dire, ma non ne capisce bene i meccanismi, quindi se dovesse vincere torneremo per parlarne. Certo, anche perché in realtà è un ente, anche questo sovracomunale, quindi questa unione dei comuni di cui Pieve fa parte, che eroga dei servizi che anche per Pieve sono essenziali, perché l'Unione Reno Galliera eroga i servizi alla persona e i servizi legati alla scuola, all'infanzia e ovviamente insomma la polizia municipale, quindi sono servizi che impattano grandemente sulla vita della popolazione pievese, quindi capirne il funzionamento, capirne i meccanismi, capirne le opportunità e certamente non nascondere anche le criticità che ci sono è essenziale per poter dare un giudizio sull'operato. Buon pomeriggio a tutti, sono Federica Orsi, sono candidata sindaca alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno per il Comune di Pieve di Cento. Sono qui per chiedervi il voto e il sostegno alla mia candidatura e alla mia lista di candidati, perché ritengo che la mia candidatura sia l'elemento sicuramente di novità di queste elezioni. Noi abbiamo scelto di creare una lista e di candidarci per porre ai cittadini pievesi i temi che per noi sono essenziali per il futuro di Pieve di Cento. Temi che non potevano essere taciuti, temi che impattano in maniera importante sulla vita di tutti. Il nostro programma ne parla in maniera dettagliata e con il porta a porta abbiamo già distribuito a tutti i cittadini pievesi il programma, avendo un riscontro estremamente positivo. Il programma comunque è anche scaricabile sul mio sito web e sulla mia pagina Facebook. Ci sono tanti temi che ci stanno molto a cuore, partendo dalla situazione economica e finanziaria del bilancio di Pieve di Cento, partendo dalle politiche sanitarie che devono essere ripensate e ridisegnate con un approccio del tutto nuovo, un sostegno alle associazioni che in questi 5 anni è mancato e un approccio proattivo e che tenga conto delle istanze di tutti. Per questo vi chiedo il voto e per questo vogliamo essere giudicati. Grazie.